Ok raga, di altre sfere non le ho provate, però non c'è nessun problema perché alcune volte spawnano dopo oppure sono tipo su un altro pianeta come tipo la Mac. Regà! Cazzo! Aspettate che provo a risolvere. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Giga e oggi siamo su Dragon Ball Budokai 3. Vai avanti, ok. Adesso cioè è la seconda volta che provo a registrare. Hey, it's me, Goku! Fate adesso, voglio andare a vedere un attimo, subito ci metto, Vabbè, non mi ha salvato niente. Ah dai, rifacciamo. Ho fatto soltanto due scontri, raga, cioè. Perché non so cosa è capitato, ma. Cioè, in pratica il mio computer si è. Boh, ha smesso di funzionare e si è riavviato. Comunque. Adesso devo ripetere tutto quello che ho detto. Vabbè, allora, questo qua è Budokai 3, Dragon Ball Z Budokai 3. Speriamo non capisco la cosa che crasha così. Ma questo è così terra. Cioè non era mai capitata una roba del genere. Comunque un po' di tosse, raga. Quindi non, cercate di non farci tanto caso a questa tosse. Vediamo che adesso non vado a... Allora, sto giocando con l'emulatore della PlayStation 2 sul PC, quindi un po' lagga, cioè è normale, raga, è normale. Peccato, l'avevo fatto la intro bella prima, ma che palle. Vabbè, è lo stesso, primo episodio, speriamo che questo vada bene. Torna mondiale, raga. Siamo contro Tenzing. Comunque adesso quello che sto facendo adesso è la storia, è pratica, di Goku. Vai, come on, vai, come on. Come oggi! A fine di ogni partita ci daranno dei punti di esperienza che per noi potremo andare a mettere appunto su salute, aura, attacco, difesa, arte, capacità o CPU. Salute è la salute del personaggio, aura è la... cioè quando te fai tipo l'onda energetica ti spreca meno aura. Attacco, l'attacco, difesa, difesa, arti, non mi ricordo cos'è la capacità, CPU invece quando il computer usa il tuo personaggio lo usa meglio. Intanto sto morendo perché ho parlato anche prima, ma 10 minuti di video. Vabbè, fa lo stesso. Comunque adesso ho messo due punti sulla salute perché andando avanti la salute sarà molto importante perché i nemici saranno veramente molto forti. Il grosso diciamo che
è la storia. Voilà. Punto di interrogativo. Vabbè. Ecco qua. Sera del drago? Credo proprio di sì. Uffala. Un altro po'. Oh, stiamo calmi, aspetti. Aspetti. Punto di interrogativo? Comunque, queste cose tipo abito generico, queste cose qua, io non le ho mai usate, io uso soltanto le abilità. Perché sinceramente... Grazie, ti hai dato un livello? Mettiamo ce la faccia. Nota. Andiamo avanti così. Cioè, la salute con due punti avanti, attacco uno punto. Comunque dopo ve lo faccio vedere come andremo avanti. Ok, qua dovremo trovare... il radar del drago. Perfetto. Perché l'ho trovato prima. E raga, questa serie ho intenzione di portarla una volta al giorno. L'ho detto, Una volta al giorno, raga. Una volta al giorno, raga. Sì. Aspetta che salviamo. Che se mi ricapita un'altra volta così sono qua. Adesso si inizia per davvero con la storia. Siamo contro il primo nemico di tutti quanti, in pratica, Radish. Io i dialoghi vi ho salvato, altrimenti dura un botto di tempo, voi vi annoiate, voi non mi dovete annoiare. Voi volete l'azione, volete vedere cosa sono i Super Saiyan. Arriverà. Madonna. Poi come potete vedere, portare questa abilità che è tipo una furia, non è un Shuriken questo. Lo faccio vedere cosa si fa. Io adesso mi devo verificare. No. Ecco. Io premo un pulsante. Se l'avversario lo preme, quindi il pulsante, ferma la serie di passate. Se non lo so, non ci becca, io ci credo alla passata. Ecco, per sto a fargli la combo sulla quarta. Vai Goku! Bellissimo. Un grande gioco. Perfetto. Vediamo. Neanche un punto mi hai dato? Cioè, perché devi passare di livello, adesso che ci penso. Sì, non mi vanno i punti così. Devi passare di livello. Giusto. Ma avanti, sì, poi dopo... c'è tutta sta roba qua, sì, voi la sapete la storia, io ce l'ho, anche la so la storia, ma vogliamo vedere i combattimenti, poi. Un punto di domanda? Neanche ci danno? Soldi! Kaioken! Adesso si inizia a ragionare. Adesso io metto il Kaioken tra le abilità. I'll save this one. Perfetto, siamo contro.
siamo contro Nappa. Lo stavo per mettere Ken anche. Direi di trasformarsi. Ci allontaniamo. Allora quando lo si stanca, alla fine sbloccando altre abilità, ovviamente anche la fine di queste mappate può fare una mossa speciale. Questo pezzo mi viene bloccata la mossa però normale di troppo. Ci viene, ci viene, ci viene, ci viene, ci viene, no? Madonna, che ne fa bene qua! Mi ricordo come si fa del mio corpo! Aspetta! Oh! Circa! Dai! Dai! Livello 4! Salute! No! Madonna! Madonna raga che caldo, oddio! Vabbè, I don't believe it! His fighting days are over! No! Oh, can't we go somewhere else? We are... Push them back! Grilling! Vabbè, no! Montagna rocciosa, raga! Vediamo un po' contro chi siamo. Vegeta, raga, Vegeta. Boom, la battaglia del secolo. Una delle battaglie più belle ci sono mai state. Peccato che qua non ci sono gli signori. Cioè, non puoi combattere contro gli signori. Ah, come Vegeta, come on. Va bene, lei me la prima battuta, però è di incontrare Ken. Dai Goku! Vai 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 vai! No! Dai ce la facciamo, dai! No, cazzo! Madonna! No, 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 la facciamo! Andiamo con la mossa speciale, eh! No, cazzo! Come nel film!
figa, come nel cartone, oddio! Come nel cartone, oddio! Non ci credo! Purtroppo mettiamo solo l'attacco ancora. Raga, come nel cartone! Madonna che roba! E adesso c'è andato Vegeta come personaggio da continuare nella storia. Bene ragazzi, per oggi il video è finito. Comunque ditemi se vi piace questa serie, è nuova. Comunque ditemi qualcosa. Ci vediamo nella prossima puntata, magari non avrò tosse. Ciao!